da Milano, vai Tony. Vai Tony, oddio Tony. Odio tutta la NATO, Israele, Kiev. Odio tutta la NATO, Israele, Kiev. E poi lo so, Tel Aviv bombarderò. E poi lo so, Tel Aviv bombarderò. Brucia Israele. Tutto il mondo che lo chiede brucia Israele. Ti piacerebbe? Tutto ti piacerebbe? Che lo chiede brucia. Ti piacerebbe? Israele. Ma non accadrà. Ti piacerebbe? Allora fermo giù un attimo. Allora il corretto. Per anni invece va bene. Io sai che questa testa di cazzo la manderei una settimana, neanche un mese, settimana. Tony a da Milano. Tony da Milano è un signore che è nulla un terzo mondista del buco del culo. Sì, nulla facente, totalmente. Nulla facente. Ogni tanto fa il si fa cucinare dalla madre, pure la sorella a casa. Una famiglia dove nessuno fa un cazzo. Gli unici che lavorano sono i genitori. Esatto. E che hanno la disgrazia di avere questi due figli. La sorella non lo so, ma un idiota a loro carico che è oltre 20 anni. Io alla tua età ero già fuori di casa, imbecille. Ero già fuori di casa alla tua età. Loro non sono un leccaculo come te, non sono stai lì perché sono a casa con la mammina, zitto, ma cosa fanno? Ti fanno il letto la sera, ti rimboccano. Comunque, le lenzuola all'anarchico, cosa zitto, ti fanno? Basta, ma anarchico del ma quale anarchico che zitto, sei? Ma che anarchico zitto. Sei tu? Ma che razza di anarchico? Ma che l'anarchico si fa fare la pasta al burro a casa? Ma vai a lottare, ma vai a combattere anarchico allora, vai a combattere, non stare a casa a farti fare la pasta asciutta al pomodoro della mamma. Gianni, ma mi stai facendo parlare o deve parlare solo sto qua? Anzitutto Tony, bisogna capire una cosa in questa trasmissione. Tu parli perché io voglio che tu parli. Quando voglio io e quando decido io. Non è che c'è la democrazia totale. C'è grande democrazia, grande apertura, tutti possono intervenire spesso. La Ayatollah Cruciani. Esattamente, molto bravo. Sì, qui è la Repubblica, come si dice? La Repubblica Islamica. No, Islamica non mi piace. Sì, no. La Repubblica Anarchica della Zanzara. La Repubblica del Crux. Sì, esatto. La Repubblica del Crux. In cui sono io che decido. Della rivoluzione, Pasdaran, l'Ayatollah Cruciani. Sì, voi state appoggiando un genocidio. Sì, tu sei vabbè, un volenteroso carnefice di Hitler, bastardo. Sì, tu vabbè. E Parenzo siete volenterosi carnefici. Goebbels e Himmler siete. Sì, va benissimo. Ma per carità, ma tanto guarda, Tony, posso dirti una cosa? La storia vi presenterà il conto. Vi presenterà il conto. A te il conto te lo presenterai. Te lo deve presentare tua madre. Te lo deve presentare tua madre il conto ogni giorno, perché ti mantiene. Stai tua madre zitto. E tuo padre ti mantiene ogni giorno. Ma non è ti vero, dovrebbero presentare lavoro, c'ho l'indeterminato, idiota. Ma dove ce l'hai? Dove ce l'hai? Non posso dirti, te lo scrivo in privato. Poi Tony da Milano, no, perché è la roba pubblica, non posso. Ah, nel comunque... pubblico pure. Questo qua nel pubblico. L'anarchico lavora nel pubblico. L'anarchico stalinista lavora nel pubblico e fa i corretti contro Israele. E fare i corretti contro Israele, lo stalinista. È certo, io appoggio. Dove lavori? In quale settore lavori? Dei trasporti? Dove lavori? Dove lavori? All'ufficio del ottobre, ma il 7 ottobre, ma vaffanculo tu, vai. Beh, no, coglione. calma col 7 ottobre, Tony. Calma col 7 ottobre. Abbi il coraggio di dire dove lavori. Abbi il coraggio di dire dove lavori dopo aver spalato merda su Israele, aver fatto corretti contro Israele. Ma io il coraggio di dirlo. Ma Israele non esiste. Ma dove lavori? Lavori in comune? Non deve lavori esistere. In comune a Milano, ma dove lavori? Tuoi. In comune. A differenza ma tanto tua, lo scopro. A luglio mi laureo, coglione. Tanto lo scopro. Mi laureo, di cazzo. Tanto lo scopro dove lavori. Tanto lo scopro. Ma te lo scopro. Scrivo in privato, coglione. Comunque. Ma che privato? Io lo dico pubblicamente. Tanto lo scopro, non scrivermelo, lo scopro. Lo scopro da solo. Non è arrivato, che cazzo sei? Lavorerai in un ente del comune, sicuro. Lavorerai in un ente del comune. O all'azienda della nettezza o quella dei trasporti. Lavorerai in un'azienda del comune, sono sicuro. Mamma sicuro, mia, guarda. Che bravo. Ma spiegami una cosa, pubblico. Ma spiegami una cosa. I tuoi genitori sono contenti che hai trovato lavoro, così almeno non sei più a carico loro o no? Sì, perché tra poco mi levo dalle palle se a Milano si potesse andare a vivere. Falli da al lavoro solo. Questi metto... corretti. Quando vai al lavoro davanti all'amministratore delegato dell'azienda, faglielo il corretto così. Faglielo. Fuori dall'università, sì, ma comunque io mi laureo tra poco a differenza tua. Ti fai pure chiamare dottore, ma guarda che in Italia si laureano sì, tutti. Sì, il famoso si dottore del buco tutti. Del culo. Si laureano infatti. Tutti. Dottore del buco del culo. Vaffanculo. Ma comunque tu, Parenzo, ascolta bene, fai tanto il figo. Oh, Israele, Kiev, ma dove lavori? E poi ti fai cacciare dall'università come un babbo di minchia, ma sei un poveretto. Dimmi dove lavori.
non lo vuole. Quelli sono violenti. Eri lì tutto impaurito. No, impaurito per niente. Me fanno parlare. Non mi sembrava impaurito, anzi. Ma dove era impaurito? Ma dove era impaurito? Viva il fronte della resistenza palestinese. Viva il fronte del. Eri tutto. Tu e quel porco schifoso di Molinari che è una testa di cazzo. No, calma. Bello che ti arriva una bella querela e ti arriva dritta a casa e così l'amministrazione comunale. Giù un attimo. Attento, puoi secondo dire quello me, che vuoi perché me. È una persona che si fa Molinari è una persona che si fa scivolare tutto addosso, dunque non è questo il punto. Ma no, come io fai? Spero che lo quereli, perché così siccome lui lavora nel pubblico, quando gli arriva l'avviso di garanzia, ma no, ma non bisogna querelare nessuno, non so che sta dicendo. Giuseppe, dimmi, ti fa scivolare addosso pure il comitato di redazione che l'ha sfiduciato. Ma di chi cui se ne frega, ma che ne sai tu, ma chi se ne frega, tu sei sfiduciato dalla vita, ma questo lavora nel settore vita. Pubblico è stato assunto nel pubblico, ma lo sa Sala, mi lo sa un culo il sindaco così, Sala di cazzo, ma giù che c'entra Sala? Chiamatemi allora, un attimo, dimmi per chi lavori. Chiamatemi Anna che si vuole sfogare contro Tony. Chiamatemi Anna un secondo. Tony, vai Tony, resta lì che ti scateno la belva dietro, ti scateno la belva. Pensi ai suoi capi domani Esther, al dimmi lavoro. Dimmi Esther. Io volevo dire che non bisogna scaricare merda su Israele, ma nemmeno sul palestinese. È arrivata la democrazia. Sì, brava, giusto. C'era più. Brava. C'erano più israeliani nella striscia di Gaza che palestinesi. Mio marito, che era proprio pro Israele, mi diceva sempre, perché diceva lui non poteva vedere Netanyahu. Ha detto un po' ancora che adesso, adesso la vecchiaccia di Milano Esther ci rompe i coglioni col fatto che il suo povero marito mi grande un abbraccio giù un attimo, un abbraccio fortissimo a tuo marito eccetera, era pro israeliano ma anti Netanyahu. Ma sti grandissimi cazzi, Esther, di quello che pensava tuo marito. Anna, cosa vuoi dire a Tony? Io voglio dire che se lui il 7 ottobre si trovava in villeggiatura in Israele, gli stupravano la madre, la sorella, gli bruciavano, vergognati, perché voglio che vengano qui i terroristi e ti devono tagliare la testa. Poi voglio vedere se tu ancora gridi forza Palestina, forza tua sorella col velo. Bene, in questo caso, grazie Anna, in questo aspetta un attimo, fermali. In questo caso c'è una unione di intenti, un entente cordial, si chiama tra Parenzo e Anna da Roma. Sembra incredibile questo. La risposta di Tony da Milano, Anna da Roma. Bel confronto, vedi, come se fosse Orsini contro Cappellini. Allora io la rispetto pure Anna perché è simpatica, però lei comunque è fascista, lo dice, e mi piace il duce. Anna, fammi parlare, però, e fuma di meno, cosa vai ancora con le MS bionde lì senza filtro? Comunque fammi parlare, MS bionda. Le canne tu, io fumo quello che io voglio. Io non mi faccio una canna da 10 anni, non ho mai Vabbè, avete rotto il cazzo.